Non trovo il motivo per il quale dovrei far pena. Sono arrivata davanti alla giuria in piedi come tutti, su tacchi come tutte, a sfilare come tutte, quindi non vedo un perché del fare pena, anzi sogno di abbattere completamente questi muri che purtroppo esistono ancora nella società. Passa, prova. Sei pronta per stasera? Un po' emozionata, ho paura di sbagliare qualcosa magari o dire qualcosa che non va, però dai, sto tranquilla in fin dei conti. Sei stancata a queste prove? Un pochino sì, con la mia problematica tra virgolette, un po' faticoso, un po' più degli altri, però comunque la grinta c'è sempre e la voglia di fare anche, quindi la faccio. Ce l'ho fatta, anzi, mo siamo arrivati alla fine. Non l'ho presa troppo male, appunto, cioè mi sono completamente scivolata addosso. L'unica cosa, mi dispiace magari un po' per l'Italia in generale, perché a quanto pare ancora campa purtroppo l'ignoranza, e non in tutti ovviamente, non è che generalizzo, però in alcuni casi è anche troppa ignoranza su certi aspetti che nel 2018 dovrebbero essere accettati e superati soprattutto. Non trovo il motivo per il quale dovrei far pena. Sono arrivata davanti alla giuria in piedi come tutti, su tacchi come tutte, a sfilare come tutte, quindi vedo il perché del fare pena, anzi, e sono arrivata lì disinvolta, ho scherzato, ho riso, penso proprio di aver fatto pena a nessuno dei giudici. Dove trovi la forza per affrontare tutto questo? Faccio questo soprattutto per me stessa, ma anche per le persone che mi guardano, perché voglio appunto che magari le persone un po' più fragili o che hanno paura a mostrarsi al mondo smettano di avere queste idee, magari per la paura anche di critiche come quelle che ho ricevuto io, e vorrei far capire a tutta l'Italia, a tutto il mondo, che non dobbiamo aver paura di mostrarci per quelli che siamo, non dobbiamo rinchiuderci dentro casa per una problematica, ma dobbiamo affrontare la vita, perché poi comunque dopo che combatti c'è sempre una ricompensa. Sogno che si abbattano tante barriere, tanti tabù come quello della disabilità, e sogno che le persone iniziano a guardare questo mondo come un qualcosa di normale. Le persone hanno paura, l'handicap in generale sembra quasi scomodo, invece tutte le persone disabili non hanno niente di meno delle altre, e soprattutto lottano per fare tutto quello che fanno le persone etichettate come normali. Sogno di abbattere completamente questi muri che purtroppo esistono ancora nella società.